Ciao a tutti ragazzi, stavo guardando un po' i commenti sul computer, voi non lo vedevate, ma qui c'è il computer e stavo vedendo una domanda che mi è stata fatta, l'avrete già vista nel titolo, che chiede quali sono i luoghi migliori per il software. La domanda l'ha fatta Michele Barbieri e dice, aggiunge, io ho una campagna vicino a casa, ma non so se è legale. Allora, prima di rispondere alla domanda, che chi fa software già lo saprà, ma per chi vuole iniziare è sempre bene sapere, vi faccio vedere, vi ho fatto vedere la calza della Befana povera ordinata su internet dalla Cina per coprire i fucili. Allora, i fucili ho tutti in cantina e sono troppo pigro per andare giù a prenderli, ma vi comunico con gioia che ho fatto la prova con i miei due. Qui dentro non c'è un G36 o qualche altra replica nuova, ma ci sono semplicemente dentro due cavalletti che ho sovrapposto tra di loro e direi che così ad occhio, insomma, un fucile lo dovrebbe tenere. Qui siamo come lunghezza, alla lunghezza più o meno di un M4 standard. Tenete presente, guardate quanto ne rimane ancora, quindi penso che andrà bene per riporci i miei fucili quando magari devo portarli in giro dalla macchina al campo o dalla cantina, garage, ripostiglio, quel che è alla macchina e farà bene. Insomma, almeno non stanno esposti ed è sempre meglio che infilarli dentro a stracci o chi più ne ha più ne metta. È bello economico e non serve andarsi a comprare una sacca apposta. Insomma, lo consiglio, se avete voglia di andare a buttare un'occhiata. Delle sacche così sono belle, belle comode, tranquille. Ci sono anche in, come si dice, in camouflage e tutto quanto. E non ho guardato se ci sono su Amazon, magari poi andrò a buttarci un'occhiata e se mi ricorderò li butterò da qualche parte un link. Se non me lo ricordo, ricordatemelo nei commenti che poi aggiorno. E bene, torniamo alla domanda. Quali sono i luoghi migliori per il soft air? La campagna vicino a casa, non sai se è legale. Allora, partiamo dal presupposto che è illegale di solito andare a giocare a soft air in luoghi non adibiti al gioco del soft air. È illegale a maggior ragione in questi tempi in cui bisognerebbe essere in quarantena, quindi non ci si può neanche andare nelle campagne e tutto quanto se non si è i proprietari agricoltori che le devono coltivare per darci da mangiare. E beh, innanzitutto i campi boschivi all'aperto ci sono, ma devono essere segnalati, bisogna avere il permesso delle forze dell'ordine, devono essere appunto segnalati che in corso vi è una partita di soft air, oppure devono essere su terreni privati in cui è stato dato il permesso, magari sono stati recintati e comunque si è ottenuto appunto il permesso ad operarvi. Quali sono i luoghi migliori? Secondo me campagne e boschi sono i luoghi migliori se si vuole giocare all'aria aperta e se ne si ha la possibilità. Posto migliore per me potrebbe essere una bella cascina abbandonata che almeno c'è dentro anche qualche bella costruzione. Ovviamente cascina più che abbandonata in disuso perché la sicurezza è la cosa più importante. Se no, i luoghi migliori ci sono altre due tipologie. O i campi proprio adibiti apposta, magari delle strutture che sono state create e costruite apposta per il soft air, quelli sono dei campi dove generalmente sono belli studiati gli angoli di ingaggio e tutto quanto, altrimenti dei luoghi che io personalmente adoro sono i magari vecchi complessi di uffici, magazzini e capannoni dove si possono fare veramente delle belle partite in urban. Cosa importante è non andare mai in posti abbandonati, campagne o altro, improvvisarsi perché lì vengono fuori dei grossi casini ed è illegale sì. Potrebbero, se li vedono e nessuno ne è al corrente, fare una bella denuncia e se arrivano i militari o la carabinieri, che poi sono militari, la polizia e le forze dell'ordine, se riescono a non spararvi prima perché devono andare in giro con i fucili, ma vi fermano e poi lì parte una bella denuncia per procurato allarme. E insomma, i posti migliori secondo me sono questi, queste tre tipologie che poi sono i posti dove di solito si gioca a soft air. Spero di aver risposto alla domanda. Ragazzi, video breve del Barbaro, spero vi sia piaciuto. Sto cercando di arrivare ai 5 minuti di lunghezza, quindi ragazzi, pollice in su se vi è piaciuto. Se avete altre domande o cose, fatemele nei commenti e ci vediamo alla prossima.